Ok, siamo quasi pronti a partire, adesso facciamo la lezione di sicurezza. Io non ho ancora il casco perché mi stanno cercando il casco. Ok, ho trovato il casco, perfetto. E fra un po' partiremo, ora faremo una lezione tutti insieme sulla sicurezza e poi si parte. Istruttori di primo ordine. Buongiorno. Adesso solo 2-3 minuti per fare una spiegazione, importante spiegazione prima di andare a fare il rafting, così facciamo il rafting senza danni, ok? Cerchiamo di farlo senza danni, ok? Bene, aspetto che arrivano tutti quegli ultimi che sono lì. Intanto, voi avete mai fatto rafting? No! Sì, no! Mai! Quasi mai! Quasi tutti mai! Bene! Bene! Andiamo a fare rafting sul fiume Noce, un fiume molto continuo, con tanta, come dice, tendenza, quindi non è tanto profondo il fiume Noce, è un fiume stile alpino, poca acqua, però continuo. Bene ragazzi, la prima cosa che dovete capire è che le pagaie è lo più pericoloso dentro il gomone. L'incidente che capita spesso, più spesso, è una pagaiata in faccia. Quindi questa parte sopra della pagaia, che si chiama la oliva, si prende così, pollice sotto, mano chiusa. È importante tenere l'oliva in mano perché abbiamo visto già tanti occhiali rotti, nasi rotti, denti rotti, quindi cerchiamo di tenere l'oliva in mano, va bene? Dopo l'altra mano va sul manico, così non devo prendere la pagaia così, ma meglio prenderla così, perché posso fare più trazione, ok? Sul gomone ci sediamo ai fianchi, bene dai lati, perché se mi siedo sopra i tubulari centrali non posso pagaiare bene. Bene fuori, c'è il lato destro, c'è il lato sinistro. I piedi, ci sono delle tasche per i piedi, è abbastanza semplice, li vedranno dopo quando sali sul gomone. Una tasca per il piede interno e l'altro piede va sotto il tubulare, quindi sono assicurato bene sul gomone. Dopo, ogni comune avrà una guida. Ciao, non vi siete persi niente ragazzi. Apriamo un po' il semicerchio così tutti possono vedere. Apriamo un po' il semicerchio, o il cerchio completo, non è un semicerchio. Bene ragazzi, come si fa a pagaiare avanti? La guida vi darà i comandi. Pagaiare avanti! Prendo l'acqua, bene avanti e tiro con la schiena. Prendo, tiro, ok? Cerchiamo di farlo coordinati, non troppo veloce, ma tutti insieme. Uno, tiro, uno, tiro. Stop! Pagaia fuori dall'acqua, pagaiare indietro, prendo l'acqua e spingo in avanti. Ragazzi, venite pure, non vi siete persi niente ancora. Sì. Voi avete mai fatto rafting? Sì. Perfetto. Ragazzi, allora, comandi principali, pagaiare avanti, stop, pagaiare indietro. Un altro comando importante è tenersi. Tenersi vuol dire che mi devo tenere alla corda perimetrale. Qual è la corda perimetrale? Questa che va intorno al gomone, quella corda lì. Serve per tenersi, non devo mollare la oliva per tenermi a questi cordini centrali, mi tengo dalla corda perimetrale con la mano che è vicina alla corda, ok? Quando mi tengo è meglio anche se mi sbilancio un pochettino dentro così, ok? Un altro comando importante è tutti dentro, vado dentro il gomone così, perché sicuramente arriva un impatto contro un altro gomone, contro un sasso, contro un albero, una macchina, qualsiasi cosa che si può trovare nel fiume. Bene! Adesso questo che scrivo non è che capita sempre, però è possibile, può succedere. Cosa succede se qualcuno cade fuori dal gomone? Se qualcuno cade in acqua, a parte di sorridere, deve tenersi alla corda. Mi cerco di attaccare subito alla corda. Se non mi sono tenuto, nuoto, posso nuotare verso il gomone che sarò vicinissimo. Nuoto un paio di così, di bracciate così e mi tengo. Se non so nuotare, o forse sono in una rapida, perché ci sono le rapide, e non riesco a nuotare, tutti abbiamo un salvagente che ci tiene a galla, ma è meglio mettersi subito in posizione di sicurezza, guardando a valle perché il fiume mi porta là, piedi in alto e così non tocco il fondo, piedi in alto ragazzi perché non vogliamo toccare il fondo dal fiume, il fiume è pieno di sassi, ok, rami, quindi se io mi alzo in piedi nel mezzo al fiume mi faccio veramente male, o anche peggio ragazzi, mi posso incastrare, quindi se tu cadi in acqua, nuota o mettiti in posizione di sicurezza, piatto, vero piatto, ci sarà un momento che possiamo anche provare, buttarvi in acqua, se buttate in acqua provate la posizione di sicurezza, va bene? Come si fa un salvataggio, un recupero? Quelli che sono ancora sul gomone, magari uno solo va al fianco con le mani libere, lascia la pagaia in un posto sicuro, prende le spalline dal salvagente da questa persona che è caduta in acqua, dalle spalline dal salvagente
e mi tiro all'indietro con il peso del mio corpo per tirarla su. Con il peso del corpo, quindi se lo fai con la tua forza delle braccia. Quello che ti porta meglio. Ok? Bene. Adesso, cosa può succedere nel fiume? Un'altra cosa che può succedere è che il gommone forse arriva e si incastra su un sasso. Si incastra su un sasso, il comando che si usa per liberarsi da quell'incastro è il peso. Peso a sinistra, tutti ci sbilanciamo da un solo lato, ci spostiamo a un solo lato, peso a sinistra o peso a destra. Anche si usa quando il gommone sta per ribaltare, se il gommone sta per ribaltare, sta ribaltando, peso a sinistra, boom, il gommone non ribalta. Però a volte capita che la gente può essere che dimentica qual è il lato sinistro, qual è il lato destro. La guida dietro dice peso a sinistra, ci mettiamo 3 secondi per pensare qual è il lato sinistro, il gommone si ribalta. Tutti in acqua ragazzi, pool party, tutti invitati, anche la guida. È normale a volte finire sotto il gommone. Se voi vi trovate sotto il gommone si può respirare, magari uscire. Scegli in una direzione. Non rimanere a fare cerchi sotto il gommone, scegli una direzione, continua a uscire. Quando tu esci, la guida magari sarà sul gommone ribaltato, pronta per ribaltarlo un'altra volta. Quindi lì voi dovete mettervi in posizione di sicurezza, arrivano gli altri gommoni in aiuto, se anche la riva destra, la riva sinistra. Proattività ragazzi, salviamo la nostra vita, però anche in calma. È molto divertente, ma non capita spesso. Comunque io ho ribaltato 4 giorni fa. Bene ragazzi, con quelle informazioni ci siamo. Adesso farò questi gruppi, ogni gruppo gli consegnerò una guida e dobbiamo andare a trovare le guide di là dove ci sono i comuni, va bene? È stato bellissimo, fantastico, non l'avevo mai fatto e abbiamo fatto un bellissimo percorso. Non abbiamo fatto l'extreme, ma praticamente il percorso è di quello medio di difficoltà media. Lo consiglio veramente a tutti. Ricordo che siamo all'Ursus di Ossana, come potete vedere, Ursus Adventure. E niente, chiudo qua il video, spero che l'abbiate trovato interessante, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like. Ciao a tutti!